ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. È sempre domenica, ma sì, dai, è domenica, ci siamo divertiti tantissimo anche ieri sera, grazie di essere stati con noi, grandissime signore, elegantissime, è stato molto bello, quindi vi ringraziamo, ma intanto oggi voglio dedicare a tutti voi, dato che, come dire, è domenica, voglio dedicare a tutti voi questo, ormai posso dirlo, un mio successo. Sì. Mattinata per voi di Ruggero Leoncavallo, cantata da Luciano Nelli, arrangiata dal grande Mario Fabiani. Mattinata per voi. L'aurora di bianco vestita, gialluscio dischiude al gran sole. Allora, che si fa? Allora che si fa? Allora che si fa? Con la passion, la passion di Butriesi Monti. E vai.
adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi, quindi parte la sigla di Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Il sentiero del cuore, felicissimi davvero di avere voi anche come supporto alla trasmissione, certo. Con il vostro tu che sai fa. Bene, allora progetti futuri, ma i progetti dovremmo, diciamo, chiedere a Gianni che è la mente, sì. Però no, ma io no, abbiamo sempre ha parlato sempre Gianni, almeno facciamo vero, parlare anche no, io sto meglio sul palco. Cioè lui parla meglio. No, io dipendo tutto da lui, perché tutti i personaggi che io faccio, interpreto, è tutto invenzione di Gianni. Che poi quindi sei molto verosimile, devo dire, anche ecco, qualcuno dei come giurati. Riuscite per esempio a truccarvi, a far venire fuori dei personaggi somiglianti? Si fa tutto, c'è qualcuno da noi. Per esempio Mina e il padrino sono uguali. Sì, ma facciamo, sì, tutto noi. Sì, eh? Sì, sì. Trucco, parrucco, tutto. Tutto parrucco, tutto noi. Io ho trovato anche il nuovo look per Gianni, che con quella parrucchina sì. Così mi piace tanto quando si aggiusta Palera... il capellino. Ecco. Sì, ci piace. Il tenore di Pontedera, sì. Lo dona molto. Gli dona. Il padrino è meraviglioso. Sì. Poi, molto verosimili. Certo. Sì, siete. Vabbè, proprio noi adesso siamo... stiamo preparando un nuovo personaggio per Nina, che sarà... Non lo Vanna Marchi, lo diciamo. Ma lo facciamo, che diventerà un giudice? Sì. D'accordo? Va bene ragazzi, è stato un piacere ospitarvi e avervi qua, e sicuramente tanto siete con noi tutti i giorni ormai, sì. E allora salutate a modo vostro, ora che siete realmente voi, ovvero Gianni Coletti e Nina del Sentiero del Cuore, salutate come vi pare voi. Grazie di cuore dal Sentiero del Cuore. Alla grande. E allora andiamo con questa canzone, che poi tra l'altro è anche la sigla del nostro talent, del vostro talent, e del nostro talent, che tu che sai fa. Andiamo ad ascoltare dal Sentiero del Cuore. Grazie. Tu che sai fa. Grazie, grazie a voi, ragazzi, a voi. Grazie di essere stati con noi. Tu che sai fa. C'è chi balla come un fesso, crede di essere Michael Jackson. C'è chi canta a squarciagola mentre suona la pianola. C'è chi porta le invenzioni, chi fa il mago e le illusioni. C'è chi scende nella pista e crede d'essere già un artista. Se ti basta un minuto solo di celebrità, il tuo treno sta passando, non lasciartelo scappare. Tu che sei fa? Tu che sei fa? Tu che sei fa? Oh, io che faccio? Tu che sei fa? Io faccio mitico Charlotte. Tu che sei fa? Io ballo il twist e rock and roll. E io? Tu che sei fa? Tu che sei fa? Tu che sei fa? Che sei fa? Oh, ma io che minchia faccio? Se ti basta un minuto solo di celebrità, il tuo treno sta passando, non lasciartelo scappare. Tu che sei fa? Tu che sei fa? Tu che sei fa? Tu che sei fa? Io faccio mitico Charlotte. E io? Tu che sei fa? Io sono Mina e canto ancora. Oh, io? Tu che sei fa? Io ballo il twist e rock and roll. Ma io che faccio? Tu che se fa? Tu che se fa? Tu che se fa? Che sei fa? Oh, che minchia faccio? Questa canzone l'annuncia Luciano Neri. No, la potrei annunciare tanto. Vabbè, comunque Cristiano Savino, che ci fa ascoltare Ato. No,
arrabbiato, via, arrabbiato tanto poi in un'altra versione il resto lo dice lui, dai. Vai, comunque è una canzone molto carina, significativa, e quindi devo fare complimenti a Cristiano. Ascoltate il testo. Com'è cambiato il mondo, non se ne può più, mi sembra un giro tondo, per terra ti trovi tu, la fretta di provare nuove idee, tanto poi se va male paghi sempre. Sta cambiando il vento dentro di noi, ci stiamo ritrovando e presto si cambierà. Siamo tutti incazzati, sono tutti impazziti ad alzare la vita senza tanta fatica, prima o poi pagherò. Che bella pensata, è una grande stronzata, tieni d'occhio il livello, questo è mio, noi di quello, prima o poi scoppierà. Siamo tutti incazzati, sono tutti impazziti ad alzare la vita senza tanta fatica, prima o poi pagherò. Oh, ma che bella pensata, è una grande strozzata, tieni d'occhio il livello, questo è mio, noi di quello, prima o poi scoppierà. Oh, siamo tutti incazzati, sono tutti impazziti ad alzare la vita senza tanta fatica, prima o poi pagherò. Oh, ma che bella pensata, è una grande stronzata, tieni d'occhio il livello, questo è mio, noi di quello, prima o poi scoppierà. E andiamo a vedere la scenetta di oggi, sì. Che cosa stanno combinando sti ragazzi, vediamo un po'. Devo dire che stanno avendo un grandissimo successo e sono veramente felice di questo. Allora, sono il sentiero del cuore, cuore con Tu che sai fa? 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 Benvenuti allo stadio di San Siro, e diamo inizio al secondo tempo del derby della Madonnina tra Inter e Milan, arbitra il signor Clemente Tartuga di Empoli. Sono sempre l'arbitro Clemente Tartuga, inizia il secondo tempo di Inter-Milan. Il campo era sempre allagato, tutti mi dicevano di sospendere la partita, ma io con grande personalità la continuai. Sembravo l'arbitro Lo Bello. Oddio, a dire il vero proprio tanto brutto è un sonno. Ma dagli spalti continuavano a gridarmi: baffuto, baffuto, baffuto. Ma io, a dire il vero, baffi e non l'ho mai portato. A questo punto io rincorro un giocatore che mi aveva insultato. Ho messi un piede male. Cascai in terra, mi imbrattai tutto. A quel punto i giocatori mi insultavano e io tiro fuori il cartellino rosso e uno gli dico: tetto ha fatto troppo il buffon, fuori. A un altro gli dico: mutu, e lui continuava a chiacchierare: mutu, rosso anche per te, fuori. A questo punto mi giro perché sento un rumore dietro le spalle.
era un gruppo di tifosi che avevano scavalcato le transenne e venivano minacciosi verso di me. E io, arbitro Clemente Tartuga, mi retti alla fuga. Tu che sai fa? Tu che sai fa? Tu che sai fa? Che sai fa? Ricordi di ritornelli, chi ci scrive oggi in questa bella domenica di febbraio? Ci scrivono, penso un po', da San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo ed è Veronica a scrivere. Dedico questa canzone al mio amico Claudio, sperando che un domani mi chiami meno spesso al cellulare. Magari così ci potremo vedere più sovente di persona. Ha ragione! Che fai Claudio? Ha ragione, perché non si può stare sempre al cellulare, è meglio parlare vis-à-vis. Vis-à-vis, oh, sì. Valla a trovare, valla a trovare Veronica, Claudio. Il brano è Inutilmente Utile di Sirio Martelli. Il nome di Sirio Martelli si presenta all'attenzione nazionale con il brano Che ne sai di me, interpretato a Sanremo nel 2009 da Barbara Gilbo e Massimo Ranieri. Nel 2014 esce il suo singolo Inutilmente Utile, una produzione artistica di Giancarlo Bigazzi. Il motivo è ritmato e orecchiabile, adatto per le radio, con un testo interessante d'impatto e di grande attualità, che affronta la dipendenza da strumenti quali i tablet e gli smartphone, da impoverire le nostre modalità di relazione con gli altri, è vero, perché siamo un po' succubi di questa tecnologia. Quindi l'ascoltiamo oggi proprio dalla voce di Sirio Martelli, Inutilmente Utile, da Veronica Claudio, quindi non la chiamare troppo spesso. Valla a trovare. Ricordi di ritornelli. Mano nella mano, questo sarà un grande successo, lo è già in parte, ma sarà un grande successo, una canzone molto che si presta molto per il tipo di pubblico che frequentano le sale da ballo. Sì. Ce la fanno ascoltare Marianna Lanteri, Mano nella mano. Mano nella mano, col canto della brezza, ti ripetevo t'amo e t'amo. Qualche segno, ma ti fanno più importante e prezioso più che mai.
quanto bene ti ho voluto, quanto bene io ti voglio, ho gridato con orgoglio che hai amato solo me. Mano nella mano, col canto della brezza, ti ripetevo t'amo e t'amerò. Era primavera e il nostro grande amore sbocciava come fanno i fiori. Ciao amici! Salutiamo, ci vediamo domani. Noi siamo trepidanti per tante cose che vi abbiamo già detto, perché dobbiamo partire per Berlino, ma in ogni caso ancora, manca ancora una decina di giorni, quindi c'è ancora un po' di tempo. Ci vediamo domani con ritornelli, vi raccomando, non mancate, state sempre così, state alla grande, però andate a ballare anche di domenica, perché ballando si vive sempre meglio. Da Luciano e Paola, ciao! Ciao, domani buona inizia musica. Un'altra settimana. Ciao! Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.